No, innanzitutto la prima riflessione che faccio è che mentre a sinistra litigano, c'è un paese che sta andando a carte e 48 perché sta completamente saltando, visto che i problemi del paese sono ancora lì, tutti fermi, con un Parlamento, come lei ha detto giustamente, che non sta assolutamente lavorando, non sta assolutamente facendo nulla, dal problema delle banche che è ancora lì, al problema dell'immigrazione, siamo completamente travolti. Sembrava che questo problema fosse stato risolto. A gennaio ne sono sbarcati 10.000 contro i 6.000 dell'anno scorso. Quindi i problemi sono tutti ancora lì sul tappeto. Quindi io invito il governo che c'è, è un governo non eletto, non legittimo, a governare, a fare quello per cui i cittadini vorrebbero che un governo facesse, cioè a risolvere i problemi dei cittadini. Abbiamo il record del debito pubblico, il record della pressione fiscale, abbiamo la disoccupazione giovanile al 40% e quella generale al 12%, abbiamo mille problemi. Io chiedo che dedichino un po' di tempo non solo a litigare al proprio interno, ma a risolvere i problemi dei cittadini. Tra l'altro avete fatto vedere l'immagine del ministro Orlando, settimana prossima ci sono 5.000 magistrati onorari che scendono in piazza e protestano contro il governo. C'è il tema della giustizia che rimane un grande enigma. Oggi ci occuperemo anche di problema. Quello. Quindi i problemi ci sono, la sinistra che ha la responsabilità di governo questi problemi deve affrontare. Per quanto riguarda il centrodestra, beh, innanzitutto escludo qualunque tipo di accordo o alleanza con Alfano. In politica, come nella vita, serve un po' di coerenza e di Quindi chiarezza. È Non è un che prendi jolly voti a che lei destra non e poi userà governi a mai, sinistra. Alfano. Ma assolutamente non è stato il Okay. peggior ministro della Preferisce storia di perdere, cos'è il Repubblica. jolly, Credo Volpini? che Non mi suoi in politica serva coerenza. In politica serve coerenza. Non puoi prendere i voti a destra e poi governare male, tra Ma con l'altro, Berlusconi, a perché il problema sinistra. era Berlusconi, il rapporto Io tra voi e credo Berlusconi, che no? il centrodestra, al di là del fatto che le categorie centrodestra e centrosinistra forse sono superate dall'evoluzione mondiale, della politica stessa, io credo che il centrodestra per poter tornare assieme deve, come prima cosa, come precondizione, assumere una consapevolezza, cioè che il centrodestra deve essere alternativo al centrosinistra. Non è che un giorno si sta con la Lega e un altro giorno Cioè si sta Molteni col chiaramente PD, sta ma lo dico in dicendo, maniera molto, se Berlusconi lo continua a dico in maniera preferire molto Matteo chiara. Renzi a Matteo Salvini, il primo Matteo rispetto al secondo Matteo, abbiamo un problemino, Ma io giusto? credo che sia una precondizione. Allora, se il centrodestra, noi stiamo governando con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, alcune regioni bene, alcuni comuni bene, in Lombardia, in Veneto, in Liguria, quando c'è la condivisione dei programmi e delle cose da fare e quando il centrodestra parla la lingua del centrodestra, sui temi del centrodestra, il tema dell'immigrazione, il tema della sicurezza, il tema della difesa del Made in Italy, impedire la delocalizzazione delle aziende all'estero, la difesa dei confini. Ecco, credo che quando il centrodestra Allora, parli quel linguaggio lì ha dimostrato di poter governare e saper poi le governare. farò